barattolo di marmellata, lavalo e vieni a fare una lanterna con me. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te, nuovo video DIY riciclo, un riciclo a tutto tondo in collaborazione con una mia amica del web, Silvia, del canale SS Version DIY. Il suo è un canale difficilissimo da ricordarsi come nome, ma facilissimo da imprimersi nella mente, perché è un canale creativo davvero davvero carino. Vi invito a visitarla cliccando nel link che vi lascio qui sotto nel box informazione, o a vedere il video gemello a questo qui dove c'è la, anzi qui dove c'è la i col pallino. Oggi io e Silvia faremo delle lanterne utilizzando degli elementi di riciclo. Vi ho fatto abbassare le mani dal barattolo della marmellata perché mi servono i barattoli, tutti vuoti e puliti. Utilizzeremo anche gli smalti delle unghie che non utilizziamo più, quelli che non ci piacciono, che sono risultati male per tenuta. Bene, non buttateli, conservateli sempre per operazioni di riciclo creativo, perché sono molto molto utili per colorare, specialmente il vetro. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare insieme le nostre lanterne. Ed ecco l'occorrente per le nostre lanterne d'atmosfera. Allora, ricicleremo insieme dei barattoli di conserva. Ci occorreranno, come altro strumento di riciclo, dei vecchi smalti che non usiamo più, smalti per le unghie. Io qua ce li ho blu, poi un qualunque metallo a rilievo fuso, cioè il piombo fuso, che è comunissimo. Io userò questo 3D Craft glitter della Ferrario, ce l'ho qui sul piano da lavoro in colorazione argento, ma esiste di qualunque colorazione voi lo desideriate, e può darsi che per la seconda lanterna io lo prenda anche di un altro colore. Dopodiché una pinza per tagliare ed arrotolare il fil di ferro. Il fil di ferro ci servirà come sostegno, come manico della nostra lanternina. In commercio ce ne sono di 2000 tipi, c'è questo per giardinaggio rivestito verde ed è molto flessibile e facilmente reperibile in tutti i brico, in tutte le ferramenta, così come reperibilissimo è anche questo colore argento comunissimo, e c'è di vari spessori. Quindi ci occorrerà anche un piatto di plastica e probabilmente un pennello, non ne sono certa. Come prima cosa dobbiamo colorare la nostra lanterna. In questo caso io voglio colorarla dall'interno, quindi nulla di più facile, prendo lo smalto e lo svuoto dentro. Non buttate la boccetta perché molto presto le useremo per un altro DIY. Versato tutto il mio smalto, comincio a farlo scivolare sulle pareti cercando di coprire tutto, quindi lo muoverò in maniera tale da far scivolare lo smalto e coprire tutti gli eventuali buchini che rimangono, e lì dove non dovessi riuscirci a colatura andrò col pennello. Dentro vi consiglio di mettere delle lucine con delle batterie, non la fiamma. Primo perché, essendo colorato, il colore con troppo calore si potrebbe sempre sciogliere, poi essendo colorato con gli smalti a maggior ragione. E adesso metto a testa in giù e faccio uscire l'eccesso. E adesso lasciamo asciugare. Avvolgo un pezzo di fil di ferro attorno a un qualcosa di tondeggiante, che può essere anche una penna, e faccio un paio di giri così. Io ho scelto il fil di ferro argentato e faccio venire fuori una boccolina, poi annodo fortissimo, tiro forte e quindi leggo annodando i lembi dall'altra parte. Uno dei due lembi, quello più corto, lo recido, ok, e l'altro invece lo chiudo facendolo passare dall'occhiello, così. Tempo io mi sto sporcando tutte le mani di smalto perché la mia lanternina non è finita, non è asciutta, ma voi fatela asciugare completamente prima di passare a quest'altra operazione. E non fate altro, non chiudetelo questo gancetto, perché lasciando l'apertura così avrete l'opportunità di fissare la vostra lanterna in differenti modi. E voilà, adesso dobbiamo decorarla. Prendiamo il nostro 3D Craft e comincio ad usarla come si userebbe una penna.
E qui sono facilitata perché segnandomi dei punti, per esempio qui, seguirò la geometria del vasetto e ora comincio a decorare a fantasia, proprio come mi suggerisce il cuore. La prima lanterna è finita, guardate che delizia! Adesso la lasciamo completamente asciugare e poi la vedremo al buio in trasparenza. Facciamo anche la seconda. Io sto andando a mano libera, però se voi non siete certi nel gesto o non sapete disegnare in maniera pazzesca o non siete molto sicuri di disegnare a mano libera direttamente sul vetro, potete fare il procedimento all'inverso, cioè lasciare il barattolo trasparente, inserire un foglietto di carta con la fotocopia del disegno che volete riproporre e inserirla così in maniera circolare col disegno verso di voi, ricalcare col piombo o col 3D Craft tutto il disegno, lasciare asciugare completamente, quindi l'indomani cospargere di smalto l'interno del barattolo e l'effetto sarà il medesimo, solo che sarete molto più aiutati dalla traccia del disegno. Comunque sia, qualora doveste sbagliare sia col piombo che col glitter, niente paura, perché da fresco si rimuove con della semplice acqua, quindi vi basterà una pezzuola sporcata d'acqua e potrete rimediare all'eventuale errore. Ok, e anche questa direi proprio che è finita, non mi spingerei oltre, visto che bella sembra proprio un merletto. Adesso la faccio asciugare e poi qui metterò il gancetto argentato come nella prima e dopodiché ve le faccio vedere tutte. Fatemi sapere quale vi piace di più, adesso ve le faccio vedere bene in foto, magari anche illuminate, e noi ci vediamo dopo per chiacchierare un altro pochino. Visto che belle le nostre lanternine, tutte sbrilluccicose, guardate, ve le faccio vedere live da vicino. Questa è quella tipo merletto e visto che belli questi glitter 3D Craft, che effetto stupendo che fanno. Allora, questa col blu, questa più semplice con l'argento e questa dorata. Già nelle foto avete visto che bell'effetto che danno quando sono illuminate, insomma non mi rimane che dirvi fatene tantissime per illuminare le vostre serate. Mi raccomando, se non siete bravi a disegnare basta mettere il foglietto col disegno dentro al barattolo e ricalcare col piombo a rilievo o col 3D Craft e dopo colorate l'interno del barattolo. Fate un po' il ragionamento alla rovescia, ma che vi risulti più utile per la riuscita del vostro lavoro. Basta parlare, io vi aspetto su tutti i miei social, sui miei altri canali, Ombrette 2 Corona K, tutti i link li trovate qua sotto. Sì,
che vi aspetta sul suo canale, ma soprattutto io vi aspetto sempre qui per il prossimo video. E se questo ti è piaciuto, glitterami un bel pollice in su e condividi questo video sulla tua pagina Facebook. E io te ne sarò immensamente grata. Ora ti lascio la tua estate e i tuoi barattoli. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ciao, alla prossima!